posto in un'area strategica e nevralgica, all'intersezione tra il corridoio mediterraneo e quello nord-sud dell'Europa occidentale, il terminal intermodale sito rappresenta il principale hub tecnologico per il trasferimento intermodale delle merci lungo le direttrici nord-sud ed est-ovest del nord Italia. Sito nasce all'inizio degli anni Ottanta con la creazione di una società pubblico-privata che realizza inizialmente l'interporto di Orbassano e si sviluppa nel tempo su livelli operativi e strategici integrati tra loro secondo una logica produttiva innovativa, a partire dalla creazione di un patrimonio immobiliare da mettere a disposizione delle aziende che progressivamente vi si insediano. Sito è una piattaforma logistica che integra patrimonio immobiliare, capacità gestionale, servizi alle persone, ai mezzi e alle merci ad alto tasso tecnologico e di sostenibilità ambientale e servizi in condivisione ad alto valore, efficienza e livello qualitativo. Una vera e propria città della logistica alle porte di Torino, che dispone di binari ferroviari interni su cui arrivano e partono quotidianamente treni da e per destinazioni nazionali e internazionali, di magazzini, capannoni industriali e uffici in cui operano tutti i giorni prestigiose aziende che nel tempo hanno scelto di insediarvisi per potenziare la loro competitività e distribuire in tempi rapidissimi le proprie merci in tutto il Piemonte. Di una rete telematica a fibra ottica a banda larga, attraverso la quale tutte le reti infrastrutturali vengono gestite mediante sistemi telematici. Questa piattaforma ha il suo valore aggiunto nel terminal intermodale gestito da Sito Logistica, la società partecipata che cura i servizi integrati di data entry, movimentazione ferroviaria ed handling delle merci per primarie filiere produttrici just in time, e gestisce inoltre le operazioni terminalistiche dell'autostrada viaggiante con l'utilizzo di carri ferroviari a pianale ribassato e software che consentono in pochi minuti il carico e lo scarico dei treni in base alle specifiche di qualità ISO 9000. Un centro di controllo permette la gestione in tempo reale di tutte le manovre ferroviarie all'interno del terminal e costituisce l'interfaccia dedicata agli utenti e alle società ferroviarie. Inoltre, l'Interporto offre una gamma completa di infrastrutture per l'operatività delle aziende e servizi di supporto. Questa realtà produttiva ha contribuito negli anni, in modo importante, anche allo sviluppo economico di Torino e della sua area metropolitana e industriale. La sua vocazione tecnologica e la sua capacità di condivisione di servizi in una logica di rete per la città ne fanno oggi un valore aggiunto essenziale del progetto Smart City. L'Interporto di Torino interessa infatti anche i comuni di Grugliasco, Orbassano, Rivalta e Rivoli, occupando un'area complessiva di circa 3 milioni di metri quadrati. La superficie dell'Interporto è divisa in aree verdi, aree attrezzate e servizi, uffici, magazzini ed operatori, aree stoccaggio all'aperto e terminal intermodale. Tutte aree interconnesse alla linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità, al servizio ferroviario metropolitano e alla rete viaria attraverso la tangenziale sud che garantisce il collegamento con tutta la rete autostradale verso la Francia, la Lombardia, la Liguria e il sud Italia. Ma le sfide non sono ancora finite. Oggi Sito SPA è impegnata a potenziare ulteriormente il ruolo dell'Interporto di Torino.
insieme di valori al servizio della comunità per creare ogni giorno valore, economico e umano, condiviso tra aziende, sistema industriale e società. Interporto Sito. Creare valore condiviso.